diciamo, è stata quando c'erano ancora i tedeschi sulla piazza, ma lì. E dopo venivano giù, stavano tutti da Venezia, lì fissavano le porte con le fucili. Dopo da noi si era fermato un tedesco, perché mamma ci era in ferma. Però era una persona buona, tutto, ma sulla piazza, via mia, sentivi da sparare perché erano usciti, erano andati via tutti questi da vendita, su quelle macchie. E dopo hanno visto uno che era mio cognato, il marito dei messi, hanno tirato su noi una paura, ci sembrava che ammazzavano un altro amandino, perché l'avevano visto vestito con i vestiti che c'aveva quando era tornato dal prigioniero, si era messo quei vestiti lì e lui loro gli sembrava che erano persone che avevano una paura. Chiedeva la sedia, ma le paure tante, c'era un tedesco che era un americano, era rimasto su le stalle dei Franceschini che mu ci hanno fatte tutte quelle, sì. No? Allora è rimasto lì, sotto la paglia si era nascosto per paura perché i tedeschi, invece uno spia l'hanno preso, l'hanno portato giù, verso col forcella l'hanno ammazzato, mamma mia che paura, ma sono ritornati qua, sono ritornati i familiari e l'hanno riportato via. Ma te faceva terrore, allora sentivi tutte queste cose proprio che te. Insomma, che ne so, tante, ci sono state tante, tanti ribelli, tante. Che dopo manco te le ricordi bene tutte queste. Morri per lì uno ti ricordi tutto, ma poi che proprio in prima persona no, perché noi stavamo giù dentro casa tutte quante, solo questo tedesco che c'era, che ci portava. Allora un giorno dico, senti, c'aveva tanta paura zie questi tedeschi, dico tutti, poi erano tutti italiani quelli che bussavano là le porte. Allora mi ha preso per mano, dice, allora andiamo su, così che tu, insomma, gli dici, sta tranquilla. Io ho i denti che me li sto rimette. È stato bravo, un tedesco veramente bravo. Poi quest'altro, dopo messo lì, noi ci siamo stati tranquilli perché c'era lui, quando che bussavano si metteva lì. Ma poi dopo tutto sulla piazza andavamo il giorno dopo a vedere pieno di macchine, tutte mitragliatrici, tutto. C'era Donna Medeo, quando volevano ammazzare questo amandino. C'era Donna Medeo, era il parroco che c'era allora, coraggio, e si era messo lì, guarda, ce l'ho battezzato, e uno di qui era questo, con tutte le storie che aveva fatte, e tanto si è salvato, perché sennò se no l'avrebbero ucciso lì davanti alla chiesa, l'avevano preso, l'avevano portato lì come aggiustato, se non era il prete l'avevano sigillato. Mamma, stavamo dentro casa, eravamo in campagna perché allora papà si era morto e io mi avevo custodivi la madre, pomeriggio andavo in campagna a fare i terreni, le cose. Quanti anni ci avevi? Quanti anni ci avevi? Io avevo 17 anni, 17 anni, anni. Per carità, brutti. Dopo c'è stata dalla guerra che hanno lasciato quella bomba giù, che hanno questi figli tutti e cinque. Che disperazione, mamma mia. Un giorno di luglio, tutte che c'era si Felicetta che se voleva buttare giù dentro al buzzo, mo quello su, mezzo lì. Tutti a fattirarla, a pigliarla di quell'altra, con l'altra Agnese pure. Si era sgarrato tutto il vestito per girare il figlio per calmare il sangue. Dio ci salvi, per carità, non parlare. Le disperazioni tante, però, che fai? Prima è stato prigioniero, è stato richiamato nel partito nel 42.
Poi dopo l'hanno preso prigioniero gli americani, poco dopo che era partito. Però in America ha fatto la villeggiatura, perché è stato bene, l'hanno tutti accorto questi italiani, lo portavano a casa sua, insomma 2 anni che ha vissuto, gli unici 2 anni che ha vissuto bene. E c'entravano, però erano tutte persone che già manovrato da questo che era stato lì a casa, si era fermato, parlava l'italiano. E allora dopo venivano certe persone, noi gli facevamo il vino, che ne so, gli facevi un pochetto di salsicce, e loro si portavano giù, sai che portavano giù? I pezzi dello strutto, perché loro con lo strutto ci andavano, no? Mi sembrava che noi lo dovevamo, insomma. Però erano bravi, ci avevano lasciato, mica qui, su da Franceschini, un mucchio che a noi che facevamo, che ci facevi allora. Però dopo venivano giù questi qui, erano già manovrati da questo e non ti dicevano niente, tutti erano quelli che erano un po' cattivi, che venivano così, allora lui faceva. Come hai vissuto in quel periodo? Vivevamo con tanta paura e tanta fame, dimmo così. Ok. La prima paura di tutto. Poi i tedeschi, io abitavo su Santa Chiara, sulla piazza del Comune. Ok. I tedeschi siamo stati sfollati, siamo andati a Scedi perché i tedeschi si erano messi dentro casa nostra. Ok, quindi mi hanno buttato fuori casa. Ci hanno buttato fuori casa. Poi dopo ogni tanto ci venivano, vedevamo i tedeschi che venivano, allora tutti in piazza. Ok, perché avevate paura? No, perché li montavano in piazza. Okay. Perché c'erano tutti in piazza, perché loro, nella cosa loro, perché cercavano i partigiani. Ok, qualcuno, sì. Era questa cosa. Sì, sì. Poi presero tanti ragazzi, tanta gente di Gascia, li portarono a Cinecittà proprio come ostaggio, perché cercavano tutti questi partigiani, perché era il tempo dei partigiani, diciamo così, i tedeschi, gli italiani contro... Okay. I partigiani. Comunque noi va bene, mo così all'improvviso non... È una cosa che avete vissuto in prima persona. Certo, che proprio ti ha colpito a te, che l'hai visto in faccia, che ti hanno detto qualcosa. Che t'hanno, non so, hanno... Io abitavo su una piazza, i tedeschi ogni tanto venivano a casa. Una volta sono venuti a casa mia. Ok. No? Col fucile spianato, dietro le spalle. Ma a te? A me. Ok. Ero una ragazzina, quante voi c'avevo. Sì, sì. Allora, perché pensavano che dentro, loro cercavano qualcuno dei partigiani, ecco, non che io sono né partigiana né, se no, allora mi hanno portato giù la cantina a vedere se c'era qualcuno nascosto. Su casa, la fai che tanto sta mia. Io scendevo le scale, mamma e papà gli dicevano, veniamo noi. Invece io che ero nell'età, come loro, avevano preso me per ostaggio, ma io mi sentivo fuscire qui, mamma e papà che piangevano. Perché poi da quei tempi uno se poteva tenere un coniglietto, una gallina dentro casa, perché siccome giù la cantina c'avevamo i conigli, tu pensa, i conigli c'avevamo, quelle bestie non fecero là, perché sennò se sentivano da muove, a schioppettata era sicura. Questo era uno, dopo che a casa hanno preso parecchia gente, l'hanno ammazzato perché senza. Però di 2 familiari non hanno ucciso nessuno. No. Ok. No. Ma non ci avevate nascosto quindi nessun partigiano? E... Ma per carità, avevamo qua, era come noi oggi, nessuno, però loro pensavano che qualcuno di casa c'era, però. Ok. Non è che... E poi tante altre cose, che perché non. Non te lo so dire, no. Però ne avevano passate tante, ogni tanto venivano per piazza, donavano tutti, hanno portato via, non so se quante, una cinquantina, 40 uomini, ragazzi, dai quei tempi facevano dell'amore, via, diciamo così, il fidanzato giù a Roma, e gli si mandava la roba perché li mandavano, queste di caccia, li mandavano in campo di concentramento a fare buche, a fare cose. Ho detto, se ci avete qualcosa da domandare, sì, ma io direttamente, chi se lo ricorda? A cosa? Mandavano a fuoco i paesi di quei tempi, hanno mandato a fuoco a Caforcella,
con le giacone hanno dato fuoco a delle case. Mi sembra una col forcella che okay. non ce l'ho presente. Va bene, insomma facevano. E ogni tanto venivano, allora cercavano e ci facevano stare tutti sull'estero, avevamo tutti paura perché noi eravamo, non sapevamo niente di strano, però loro facevano un mestiere loro. Hanno mai maltrattato? No. Qualcuno di casa sì, può darsi, però direttamente a me no. Ecco, quella volta che entrarono dentro casa, perché andavano casa per casa per vedere se uno aveva l'armi, se c'aveva invece... Oh.